Allora, ci avevano dato il permesso di riprendere in mano quel pezzettino, la fascia della curva. Noi ci siamo organizzati, avevamo assunto una segretaria, preso il sito internet, che c'è ancora se vuoi andarlo a vedere. Mi dica l'indirizzo? Noi eravamo i nuovi leoni della Sud. Quindi lei faceva parte di quale associazione? I nuovi leoni della Sud. Ed è una tifosa milanista? Esatto, con il mio compagno che adesso è a Milano. Si chiama Luciano Rettosi, è uno dei fondatori della Fossa, cioè lui ha 25 anni, lui a Milan Verona ha preso le biglie qui che l'hanno dovuto operare, gli ha messo una cosa di ferro e si è preso anche 8 coltellate, è stato in coma 40 giorni, però ha resistito per il Milan. Tu non c'entri, tutti i figli puliti non c'entri. Ascoltami, allora noi avevamo rimesso in piedi e ci avevano dato il permesso, le faccio anche i nomi e i cognomi, Ricchi e il barone, che sono i due responsabili della curva, però siccome ci sono dietro troppi interessi di soldi, ecco, praticamente ci hanno minacciato. Noi avevamo il pullman per Milan-Siena già pagato 1.200 euro e i ragazzini gli abbiamo detto di non partire perché ci hanno minacciato di morte, e questo non è tifo pulito, questo fa schifo, mi capisce? Perfetto, signora. Ecco. Avevamo stampato, ascolta, con lo tu puoi stare zitto un attimo, avevamo stampato le magliette da distribuire allo stadio con la nuova, avevo le tessere che avevamo a 4 euro giustamente per raccogliere le spese, rosse, non ce l'ho dietro, se no te la davo da mettere sul giornale come foto. Abbiamo raccolto 1200 iscritti e venivano alle riunioni a mezzanotte in Siena, quindi st'inverno. Dentro un comando di 8 persone hanno cominciato a rovesciare i tavolini, visto che tu parli di tifo pulito, uno ha aperto, aveva i cacciaviti, i taglierini, i coltelli e la stola, e ci ha detto: se voi andate a Milan Siena muore qualcuno, e quindi noi abbiamo il pullman vuoto, abbiamo chiuso la discussione, ha perso tutti i soldi e praticamente e il pezzo a piccente, ma io ci no, lì non c'è nessuno, però non è ciò che succede, per tutto legati al giorno. Anche un mio amico che noi facciamo, cioè l'hanno gambizzato, gli hanno sparato, non so, giornale, forse sì, ecco, bravo, se se ne intendi queste cose, dietro il calcio, soprattutto scrosse, c'è una grandissima schifezza di potere e ci sono persone che distruggono quello che è il fascino del volere vedere la squadra giocare, del partecipare, del sentirsi tranquilli, non minacciati di morte e non, ha capito?